Io dico questo, come si diceva, non voglio fare citazioni dotte, voglio fare citazioni più, diciamo così, alla portata di tutti. Come si diceva nei film degli indiani, dei cowboy, dei film americani, bisogna sotterrare l'ascia di guerra. Noi ci siamo resi conto a Monte Carlo, ecco, chi in questi anni ha guardato le vicende amministrative montecalvesi più dall'esterno, si è reso conto che la lotta, come dire, all'ultimo sangue, la guerra all'ultimo sangue che è stata condotta dall'opposizione nei confronti della maggioranza ha prodotto solo guasti, e problemi delicatissimi che ricadranno sulle spalle dei cittadini montecalvesi. Attenzione, a Monte Calvo si è verificata una situazione molto strana, per la quale, secondo la nostra tradizione, quando le ciucce si tozzano, le barrille si rompono. Nel senso che quando due parti contendenti lottano e non si capisce bene perché cosa, alla fine chi ci rimette le penne rischia di essere la cittadinanza montecalvese. Qui, dopo, in questo paese, dopo anni di lotta acerrima che c'è stata tra la minoranza che ha attaccato in maniera furibonda l'amministrazione, non abbiamo avuto un'amministrazione soccombente né abbiamo avuto un'opposizione vincente, ma abbiamo avuto una cittadinanza penalizzata che rispetto a queste lotte sta pagando e pagherà, perché purtroppo i frutti di questi attacchi sconsiderati nei confronti dell'amministrazione dureranno ancora nel tempo. Allora la popolazione di Monte Calvo dovrà decidere se intende premiare chi vuole sotterrare l'ascia di guerra oppure chi probabilmente intende aspirare a conquistare il palazzo del comune solo per dotarsi di armi ancora più terribili per attaccare i propri avversari. Questo è, diciamo, un po' il bilancio che dobbiamo fare. Noi riteniamo che per la realizzazione della nostra progettualità ci sia bisogno di una pace sociale, ma non di una pace perbenistica e del volemo se bene tutti quanti, ma di una pace determinata da un confronto aspro ma civile sulle proposte. Non a caso mi pare che la difficoltà più grossa che, come dire, in cui si è trovata la lista della Campana in questa fase è stata proprio quella di dover fronteggiare una lista come la nostra, una lista guidata da me, rispetto alla quale le armi che erano state affilate nei mesi scorsi per lo scontro della campagna elettorale risultano tutte spuntate. Questo vuol dire che non c'è una capacità di progettazione, che non c'è stata in passato una capacità di progettualità, perché, cara Carmelina, se l'opposizione avesse sviluppato nei 5 anni di opposizione una progettualità alternativa al modo di operare dell'amministrazione, io già la definisco l'amministrazione passata, caro Giancarlo, me lo consentirai, ma oramai siamo agli sgoccioli, oggi non si sarebbe trovata in difficoltà a scendere sul terreno del confronto programmatico con questa lista, che è una lista nuova, sarà un'esperienza nuova. Il prossimo slogan che voi leggerete sui nostri manifesti è che ora si cambia pagina, si volta pagina. Quindi la nostra è un'esperienza nuova. Io mi avvarrò della preziosa esperienza di persone come Russolillo, di persone come Puopolo, di persone come Palladino, di persone come ditemi, di Mobilia, di persone come Mobilia, che attenzione, non rappresenteranno la continuità con la precedente amministrazione, ma rappresenteranno la continuazione di un'esperienza amministrativa, di un'attività amministrativa che pure lascia e lascerà segni positivi, tangibili sul territorio di Monte Carlo. Noi non dobbiamo dimenticare che l'amministrazione uscente ha definito il comparto Nicola Vabbà, ha definito la ricostruzione delle casette asismiche, ha portato avanti con caparbia e decisione, tra mille difficoltà, il recupero del castello ducale, lui nessuno ci credeva. a quale nessuno credeva. Ha risanato una serie di situazioni molto critiche sulla viabilità rurale, sugli acquedotti rurali, per cui segni tangibili, positivi sono stati lasciati e verranno lasciati.
E noi non intendiamo, come qualcuno immagina che debba essere l'amministrazione della cosa pubblica, chiudere un comune e aprirne un altro. Il comune di Montecalvo quello è stato, quello sarà e quello resterà. Dipenderà dalla capacità della classe dirigente fare in modo che le cose cambino, che ci siano ventate e folate di novità vera, piuttosto che la riscoperta di esperienze passate che ovviamente risulterebbero anacronistiche. Allora questa è la strada che noi intendiamo tracciare, quindi una strada programmatica a breve e medio termine e a lungo termine, ed uno stile nell'amministrazione e nella relazione che noi dovremo avere con l'elettorato che penso sarà il nostro punto qualificante. La quota giovani nella lista? Giovani ne abbiamo diversi, ma intendiamo tutelare anche i giovani. Noi riteniamo che i giovani debbano maturare un'esperienza. Uno dei problemi degli ultimi anni a Montecalvo, ma io diciamo che mi muovo un po' sul territorio, l'ho riscontrato un po' dappertutto, è che questo maledetto sistema elettorale, che io non ho condiviso dai tempi del referendum, impone molto spesso la candidatura privilegiando solamente chi è in grado di offrire un certo numero di voti. Questo sacrifica il giovane. Io ricordo insomma le prime campagne elettorali con Alfonso Caccese, quando si votava ancora con la preferenza plurima, la classe dirigente dell'epoca aveva l'intelligenza e la lungimiranza di accoppiare al proprio numero di preferenza la preferenza di un giovane. Io ricordo, io sono entrato nelle quaderne con i maggiorenti all'epoca del partito, ma parlo del prima del subito dopo il terremoto dell'80, io insieme ad altri giovani, l'avvocato De Cillis che adesso milita nell'altra compagine, il dottore Flovilla e altre persone che poi hanno fatto una loro esperienza amministrativa, siamo riusciti a guadagnarci sul campo anche una presenza politica, anche grazie all'appoggio che ci veniva riservato da chi in quel momento effettivamente i voti li gestiva. Senza l'appoggio di quelle persone, dei giovani di 20 anni, 21 anni, 22 anni, 23 anni, sicuramente sarebbero rimasti schiacciati, diciamo così, nella ricerca delle preferenze che all'epoca bisognava fare tra chi aveva effettivamente necessità di essere eletto. Oggi purtroppo non è così. Oggi con la preferenza unica, con la maggioritaria secca, diciamo, nei comuni fino a 15.000 abitanti, c'è la necessità da una parte di candidare giovani, perché il giovane porta, come dire, un collegamento con una mentalità, e non voglio neanche parlare di entusiasmo. Per me il giovane è meglio collegato mentalmente con le esigenze della nuova società, ma c'è anche la necessità di tutelarli, perché candidare giovani solo per un maquillage di facciata e poi condannarli alla delusione della bocciatura elettorale sarebbe una cosa più negativa che positiva. Allora noi candidiamo giovani, candideremo giovani e cercheremo anche di supportarli con il nostro aiuto anche elettorale. I sindaci da quest'anno siedono anche nel Consiglio della Comunità Montana. Quale sarà la vostra collocazione? Io spero prima di tutto di diventare sindaco. Ovviamente nella Comunità Montana porterò gli interessi prima di tutto della mia collettività, gli interessi del circondario, cercherò di valutare come gli altri amministratori intendono tutelare gli interessi delle collettività. Poi i miei interessi politici, le mie aspirazioni politiche passeranno sicuramente in secondo piano. La cosa più importante in un momento emergenziale per la sopravvivenza delle nostre collettività è valutare quali sono gli intendimenti di questi organi sovracomunali che, se non gestiti in maniera corretta, rischiano di diventare solamente dei carrozzoni.